Mi chiamo Egon e sono nato qui a Livorno 42 anni fa. Sono nato con un apparato genitale femminile, quindi naturalmente mi hanno classificato come femmina. Il mio corpo era perfettamente femminile, perfettamente XX, però questa non era la mia identità. Quindi, nonostante avessi dato dei segnali, era impossibile leggerli per la mia famiglia e anche per me stesso. E infatti per tantissimo tempo non ho capito chi ero, non l'ho capito nemmeno io. È stata un'adolescenza abbastanza pesante, nel senso una crisi adolescenziale molto forte. Siccome ero una persona di confine, era difficile in quel momento. Per la società che vivevo, non definirsi. Sono sempre stato bisessuale e mi sono sempre sentito tale, cioè ho sempre avuto la stessa attrazione sia per gli uomini che per le donne. Eppure anche in quello ho faticato molto a capire che andava bene così. E poi è venuta questa persona che era appunto così invece perfetto come padre di famiglia, come. E a un certo punto della mia vita, anche inaspettatamente, appunto a 30 anni, ho sentito questo desiderio di avere dei figli. E quindi sono nati questi due bambini che appunto che io volevo, Pietro e Viola, che adesso hanno quasi 9 anni e quasi 6 anni, e che sono. Io sono il faro un po' della mia vita, sono un po' il mio punto di riferimento, nel senso che come persona transessuale, come genitore transessuale, all'inizio pensavo di avere un cammino molto più complicato, complessizzato, come dice la mia psicologa, per il fatto di avere dei figli e quindi che in qualche modo fossero un peso per la mia decisione, per tutta la responsabilità che c'è dietro, eccetera. Poi in realtà mi accorgo che loro sono stati proprio anzi. Forse la causa per cui finalmente ho deciso di cercare la mia felicità. A bambini non. Cioè, la sua mamma si è fatta così e non ti cambierebbero con nessun'altra. E con i genitori e con la famiglia d'origine invece è molto difficile. La mia madre è stata un anno, no, forse anche di più, a piangere, poi lei era specializzata nel pianto, a piangere e a dire che io avevo ucciso sua figlia. Quindi invece di pensare che sua figlia ce l'aveva davanti e che aveva fatto comunque un percorso che doveva fare, insomma, che non. E lei era invece. Questa persona non la riconosceva più ed era l'assassino di sua figlia. È come prendere a picconate la propria vita, cioè tutto quello che ti sei costruito, tutto quello che tu pensavi di te, tutto quello che gli altri pensavano di te, cioè. Il problema qui in Italia è molto della sperimentazione. Qua, insomma, ci sarebbe anche il discorso di fare appunto questo che chiamano real test, cioè dei mesi in cui tu cominci a vivere nel tuo genere di elezione. Però, insomma, non è facile perché diciamo che fuori è un po' come quasi nessuno ti prende sul serio, insomma, perché se te mi dici che ti chiami Laura, però io vedo che te sei un uomo, secondo me. Puoi dirmi quello che ti pare, per me sei un uomo. La questione fondamentale è quella del riconoscimento. Cioè, il fatto che le persone si rendano conto che le persone transessuali esistono. Io mi immagino alle volte che mi si venisse a chiedere, no? Che ci fosse come qualche entità superiore che mi viene e mi chiede, hai la possibilità di scegliere. Fra essere la donna più bella del mondo ed essere un uomo così come sei, cioè sinceramente non troppo avvenente. Beh, io non sceglierei mai di essere la donna più bella del mondo.